un nuovo arciprete arriva a Terrasini. Uno dei suoi sacrestani, un 1° di settembre, lo informa che la sera avrebbero suonato le campane. Quell'arciprete rimane un po' stupito e si chiede il perché, chiede allo stesso sacrestano il motivo, che non è in grado nemmeno di dare. C'è di più, il sacrestano lo informa che quella sera, nelle abitazioni di Terrasini, alcuni parrocchiani sarebbero usciti fuori dalle porte di casa accendendo dei lumi e riunendosi in preghiera. Da quel momento a quell'arciprete gli viene un'intuizione. Capisce che si tratta di forse magari di una penitenza, oppure magari si tratta di un ringraziamento per una grazia, un provvedimento divino ricevuto. E quell'intuizione poi si rivelerà essere corretta, essere giusta. Quell'arciprete, 50 anni fa, era Raffaele Speciale. Ecco, adesso capisco che ci può essere un po' di nostalgia, ma ci vuole raccontare come andò quell'episodio che ho appena accennato? Ed entro in un certo stato di emozione e di commozione insieme. Mastro Carlo Bonanima, che era una mente storica del paese, mi parlava di questo scampanio. Io lì per lì dissi, ma scampaniamo? Però ovviamente per la mia mente anche di ricercatore volevo capirci qualcosa, e così mi sono messo a cercare. Quindi allora si fidò di Mastro Carlo? Mastro Carlo fu la persona che mi disse, padre arciprete, stasera dobbiamo a mezzanotte, anzi alle 11, suonare dalle 11 a mezzanotte le campane. Un'ora, anche più durava, eh? C'era un certo Turiddu Sciancato, un personaggio storico, il quale se ne andava nel campanile, loro erano realizzate le campane, per cui bisognava suonarle a mano. Per cui la mente che illuminò me fu esattamente Mastro Carlo Bonanima. Cercai di documentarmi, di leggere e così via, e quindi il mio pensiero mi capitò ad andarmi a fermare su due figure storiche della Sicilia. Uno è il Mongitore e l'altro era un frate francescano, Salvatore Ruffo. E quindi io di questo parlo esattamente in questo mio libro del 2000, Terrasini e la sua chiesa, alla pagina esattamente 14, cito quello che il Mongitore dice. Quello che avvenne dal 1° gennaio 1726 e così via, poi lui dice pare ci siano stati 250 morti per quel terremoto straordinario, le cui conseguenze veramente sono deleterie, perché pare, dice lui, che sia arrivato per gli effetti sino a Trapani. Quindi pare che ci siano stati 250 morti e 150 feriti, quindi già sono 400 persone, in un terremoto sono tante le persone. E poi andare pure a, non si ferma il Mongitore, perché il Mongitore scrisse esattamente, per chi può interessare, e si trova il 9° volume della storia di Palermo dal 1720 al 1736, nota storia che volesse andare a consultare. Poi l'anno successivo, nel 1727, queste sono notizie storiche certe, pubblicò un libretto in cui parla di nuovo del terremoto e delle iniziative penitenziali e quasi spontanee che vennero fuori a seguito del terremoto, soprattutto nella città di Palermo. E nel 1726 c'è quest'altro monaco, padre provinciale dei frati minore del sordinisti, mi pare che sia, il quale scrisse anche egli sul terremoto del 1726. Quindi storicamente di certo abbiamo questo. Ma tornando un attimo a quella sera, la prima volta che ha preso contezza di quanto accadeva a Terrasini, ecco, lei chiese ai suoi parrocchiani per quale motivo accendessero quei lumi. Sì.
Una grande confusione. Una grandissima confusione, perché... esatto, perché questa confusione possiamo dire che c'è stata poi anche negli anni a venire. Sì, signore. Nel senso che, trattandosi di una tradizione tramandata oralmente, vi furono per tantissimi anni e per tantissimo tempo vi furono teorie contrastanti, no? Pienamente d'accordo, perché purtroppo tra gli altri guai di Terrasini, Terrasini è un paese dove purtroppo la storia locale è molto carente. Io sono stato l'arciprete il quale tentò di riordinare, di costruire un archivio parrocchiale, che non c'era. Perché l'archivio è storia, la storia si fa con i fatti quotidiani. Quindi non c'era, è carente il comune, è carente la parrocchia, anzi poi tanta gente veniva in parrocchia che avevano fatto studi a consultare perché sapevano chi aveva messo su questo archivio parrocchiale. Quindi Terrasini purtroppo, io venivo da un paese carino dove c'era una tradizione, crocifisso, viva Maria che la creò. Terrasini è un paese povero, sarà sempre povero, ecco perché bisognerebbe lavorare molto con i ragazzi della scuola, cominciare da loro, creare la tradizione. Mi pare che in questi ultimi anni si sta tentando in tutti i modi di far morire quelle pochissime tradizioni. Non voglio accennare, non voglio specificare, non voglio creare polemiche con nessuno, però non stiamo lavorando per... creare queste tradizioni. Però rimanendo nel rito, io voglio cogliere, come dire, l'aspetto positivo, nel senso che una popolazione che nonostante non sapesse i reali motivi positivo. Per cui, ecco, e nonostante questo, ecco, si può trattare di un grandissimo atto di fede, perché bastava quella, la fede, sapere, e quindi anche se non si conoscevano i motivi, per cui c'era un grandissimo atto di fede, questo bisogna riconoscerlo. Infatti io insistevo tanto ogni anno, mi raccomando, accendiamo tutti i lumini, mi raccomando, tutti i lumini, un atto di fede, ci ricorda, perché non si capiva cosa ricordavano questi lumini, ci arriviamo magari, che diceva, sai, i lumini li accesero perché le donne rimaste in paese con i lumini indicavano la strada. Ai pescatori, oppure il maremoto, una grandissima nube nera, fin quando arrivare al terremoto del 1700. Ci sono tantissime interpretazioni, però stiamo parlando, il discorso che facevamo prima, di tradizioni. Tradizioni. Le tradizioni che devono essere rispettate, possono per carità avere migliorate. Nel corso degli anni, ecco, avere qualche miglioramento, però sicuramente non essere stravolte. Non essere stravolte, cioè perdiamo, non crociamo. Tu non puoi annullare il passato, cominciare sempre da capo, no? E allora cosa c'è mai? Tu devi costruire sul passato e fai qualche passo in avanti, no? Purtroppo dovremmo creare questa mentalità che purtroppo a mio parere manca. Terrasini, morte tua, vita mia, ammazzo, scompari tu perché mi ci devo mettere io. No, questo non si fa. La storia non crea cultura, non crea cultura. Quindi praticamente le notizie sono quelle che sono. Allora io 1970, questa è data storica di nuovo. Avendo capito da quello che ci scriveva nel 1727 il Mongitore e il Salvatore Ruffo, tutto fu fatto in ordine alla penitenza, preghiere e penitenza. Suoniamo le campane, 66, 68, 69, 69, che sta chiusa, mi ricordo che andava sulle campane, che senso c'aveva questa campana che suonava? Tenendo conto dell'atteggiamento penitenziale dei palermitani a seguito del terremoto citato. E allora ne venne in testa e disse no, dobbiamo fare qualcosa di diverso. E allora cosa ho messo su? Primo, la chiesa si è aperta. Primo. Secondo punto, se mettiamo esposto il Santissimo Sacramento come preghiera che la gente va a fare come atto di riparazione. Perdeva il motivo. Terzo, mezzanotte ringraziamo il Signore, messa e canto del famoso Te Deum. No, riprendeva, diciamo, dava seguito a quello che era l'editto del Senato del 1726. Esatto. Lo cambiava un po', però lo adattava ai tempi, certo, però seguiva, certo, ecco, quello che era detto. Certo. Tempo. Mentre oggi, da qualche anno a questa parte, c'è una manifestazione che cade proprio il primo settembre, che si chiama La Notte delle Luci, che
sarebbe collegata a quella che è il rito, la tradizione. Lei mi guarda molto perplesso mentre io le faccio questa. Moltissimo, perché una notte le luci la fanno a Partenico, la fanno in altri paesi, come chiamano notte le luci, come la La chiamano? notte delle luci, che Nulla a riprende che vedere con... Come si chiama? quelle le notti bianche, Le notti chiamano. bianche, ma sempre Dico, notte si parla, sempre di allora quindi. notte. Ma nulla a che vedere, notte le luci, non lo so, come la si giustifica a livello Tra l'altro storico? cerca di fare anche una ricostruzione storica che poi non, diciamo, non collima con quella che. Sincerità per sincerità, quando c'era sindaco consiglio, io ho proposto, nacque da me questa idea di fare qualcosa, però io chiedevo, dobbiamo ricostruire e far rivivere il terremoto del 1726. Infatti il primo o secondo anno, mi dicevi giustamente tu, aveva un altro taglio, perché ci tenevo? Ci tenevo, appena abbiamo soldi dobbiamo cercare di far rivivere. Quello che avvenne nel 1726, non a Terracina niente, perché praticamente, sempre storicamente parlando, logicamente perché vennero queste cose? Tu mi hai rubato la parola, mi dicevi il senato palermitano. Certo, dopo il terremoto, che ci vuole quel terremoto, ci sono due decreti. Un decreto del senato palermitano che ordinava che si facessero per 3 giorni e ogni anno si suonassero le campane, non a Terrasina, e Terrasina c'entrava con Palermo, lo diciamo per chiaro con Terrasina. Secondo punto, l'arcivescovo di Palermo ordinò che ogni anno, il 1º settembre, venisse ricordato quell'avvenimento attraverso suono, scampanio, atti penitenziali, affidato un po' alla pietà popolare, come sempre. E poi luminarie, luminarie come segno di festa per lo scampato pericolo. Quindi ci sono due decreti, un decreto del 1726 del Senato palermitano e l'altro dell'Arcivescovo di Palermo che disponeva. Terrasini, tutto questo che c'entra? Di per sé Terrasini non c'entra per niente. Perché si dice che sia arrivato fino a Trapani. Toccato. Però il Terrasini non viene. Insomma, io non sono Non si legge tanto. Terrasini da. Non si legge. Non sono io tanto Si dà legato per certo, diciamo, che visto che il territorio era alla. Ma c'era un compreso, motivo politico. La questa. politica c'entra sempre. Il signore Terrasini, che lo era barone, Tommaso, la Grua. Per entrare nelle benevolenze del Senato palermitano, la politica purtroppo c'entra, portò a Terrasini la tradizione del suono delle campane, a cui poi si unì i lumini, cioè capì bene che lumino perché questi lumini, il Mongiore parla di luminarie che si facevano, quindi storicamente ci Quindi abbiamo di questo. danni al paese di Terrasini, al monumento, Niente, chiesa niente, compresa. niente, niente, non successe niente. Fu l'assistenza alla Madonna delle Grazie, o fu un fatto casuale, non stiamo qui. Quindi Niente, non cadde e non fu ricostruito niente, insomma. niente, Ecco, non c'è più niente a me. Terrasini non riuscì. secondo lei, fare una ricostruzione storica Sì. basandosi sulla fantasia, lei non pensa che crea davvero un danno mostruoso alla cultura di un popolo? Io rispetto gli altri, ognuno ne assume le responsabilità. Io non voglio pronunziarmi rispetto a quello che gli altri fanno. Ovviamente mi diceva una volta un amico che gestiva una scuola, è forte, ogni popolo, ogni comunità ha i superiori che si merita. Conseguenze, tira nelle conseguenze. Dovremmo tutti fare un esame di coscienza perché piace a tutti fare silenzio, toccare, pigliare il fuoco con la mano degli altri. La si dovrebbe svegliare. Quindi non si possono, come dire, spettacolarizzare le Sì, ma tradizioni. io spettacolizzo perché tu non parli. Perché con me, quando io facevo l'arciprete, tutti, compreso Giuseppe, avevano sempre da dire e venivano.
Ne parlavamo stamattina in piatta, diceva, sai, con lei c'era la confidenza, sapevamo che lei. Ma oggi è tutto. Lei ha sempre detto una frase, insomma, la diceva spesso, che un popolo, una comunità che non cura le tradizioni. Ma io quando facevo il cosa, perché io ero fissato, che la Chiesa, Terrasini, ovviamente ha sempre preceduto la comunità locale civile, no? Chiesa nasce nel 1749, il comune nasce nel 1846, quando nasce Terrasini. Quindi io tenevo sempre, infatti quando io me ne... 1836, Ferdinando II fa un decreto anomalo, confine del centro Terrasini, lo conosciamo bene, e praticamente io volevo che la Chiesa lavorasse con la società civile. Talvolta ci siamo riusciti, l'altra volta no, perché è importante. Terrasini nasce prima con lotte tremende con i padri benedettini come parrocchia, 1749, dopo lotte, ne parlo in questo libro. Poi il comune nel 1836, mi dico di 100 anni nasce il comune. Quindi la chiesa si aggregava attorno alla chiesa, e la chiesa era il punto aggregante. Ed è molto interessante pensare quello che succedeva tra i terrasinesi e i cinisensi, storicamente parlando, le grandi lotte anche a livello religioso. Secondo lei, le faccio un'ultima domanda, ma l'identità, questo paese, la va smarrendo o no? L'ha perduta completamente, non ce l'ha più.